Signore e signori, i sospiri sono finiti, l'attesa è compiuta. Oggi, domenica 23 dicembre 2018, è un giorno speciale. Aprite la finestrella del vostro calendario dell'avvento e non trovate un cioccolatino, bensì uno spettacolo, una serata ad arte. Musica, danza e teatro, ossia cantanti, compagni di ballo e teatrali, condivisione di bellezza, di amicizia nella gioventù. Per noi è questo il Natale. E a proposito di bellezza, di amicizia e di gioventù, chi potremmo chiamare a farci compagnia questa sera? Io avrei un'idea. Un applauso fragoroso per Babbo Natale e la nostra stupenda Befana! Merry Christmas, ma che bello essere qui in mezzo a tutti voi ragazze e ragazze, e che bel posto, che vita, che calore, altro che il Polo Nord qui. Buonasera amici, per voi pubblico speciale, questa sera non ho carbone, ma un dono, una bellissima canzone. Il primo ospite di stasera è una bambina prodigio. Giovanissima, eppure vincitrice dell'ultima edizione del Music Festival School Life. Siamo lieti di dare il benvenuto ad Anna. Signore e signori, dovete sapere che Anna ci snobba un po'. Perché? Perché siamo in un teatro di periferia noi, ahimè. Mentre lei ha raggiunto il piccolo schermo. Vuoi raccontarci delle tue esperienze televisive, Anna? Sì che se le vuoi raccontare, vero? Allora, ho fatto pubblicità. Wow, in particolare... Non tante. Con Gerry Scotti. Ah. Oh. Una della Soia San, un'altra dell'Amplifon. No, aspetta, non puoi dire chi sono perché non sono nostri sponsor. Quindi tu dovresti dire: abbiamo fatto pubblicità a Badalucco, alla parafarmacia K2, ad aperitivi e cene, no? A tutti i nostri sponsor, a Stort, vero? Sì, che è vero, no? Certo, no? Sì, è vero, ve lo dico io. Un applauso ad Anna! Comunque, noi vediamo chi arriva un leggio e quindi presumiamo che dobbiamo andarcene perché tocca a te adesso, sei pronta? Sì, non è mio testo. Allora, però, se... Un applauso ai nostri operatori di palco, signori! Il bello della diretta! Ce ne canti un'altra, dai! Babbano Natale adesso vedrà come... Contributo prezioso? Chiedo alla regia delle luci direzionate per Anna. È giusto il testo, Anna? Ci piace, sì. È giusto? Questo non è il mio. Non è il tuo. Non è il mio, non è di mia proprietà. Allora, intanto cosa facciamo? Facciamo altre domande. È simpatico Gerry Scotti? Sì. Dai, raccontaci un po' di lui. È così grasso anche dal vivo? No. No? Sono robusto, no, per favore. È un pochino leggermente più magro. Più umano, di quello che si vede in televisione. Cioè in televisione si vede in un modo e nella realtà si vede in un altro. Ho capito, Un applauso a Gerry Scotti, direi, no? A questo punto io credo che tu l'Arca di Noè la conosci come canzone? L'Arca di Noè. Perché cantiamo quella, se non arriva al testo. Però se non la conosci...
Il leggio era grosso così, ci dicono, però se non c'è il testo, è di là. Qualche operatore di sala che ci trovi il leggio? Possiamo operare, sì, per la questione. Io continuerei a parlare di te. Che scuola frequenti, Anna? Flag in Pavia. Scusami? Flag. Che in inglese vuol dire bandiera? Sì. Ma sì, perché? Perché studi tante lingue? Sì, cioè, si fa tedesco e inglese. Avete capito? Non solo è brava a cantare, ma studia anche le lingue. Cioè, grande applauso anche, no? Per questo studio delle lingue, brava Anna. Il leggio giusto? Ole! Qualcuno che ci porti via quello sbagliato? Presentatore, controllore di scena, addetto ai microfoni, organizzatore, tutto. Grazie Babbo! Applauso a Babbo Natale! Sì, neanche una busta si fa. Regia, ci siamo, vero? A voi la vigilia della vigilia. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have
per Anna. Non potevamo sperare in un esordio migliore. E ora che la musica continui. Diamo il benvenuto a Daniele. Daniele è tanto giovane quanto bravissimo. Ce lo confermi? Grazie. Grazie. Tu che scuola frequenti, Daniele? Il Canna, a Pavia. Ho capito. Ma parlaci un po' di più di questo Canna. Cosa fate in questo istituto? Studiate? Sì. Non ha niente a che vedere col fumo che abbiamo visto prima, vero? No. Bene. Un applauso a Daniele, signori! Però non c'è il mio testo. No. Ascolta, no, devi capire. No. Ero già preparato la scusa. Ci voleva ingannare, invece non ce l'ha fatta. Daniele! Sono timidoni.
Adesso ci chiediamo, ora un po' come Maria De Filippi, ci sediamo qua. Ma Luca, buonasera. Buonasera a tutti voi. Com'era il Natale prima del Natale? La storia dell'uomo prima che il figlio dell'uomo si incarnasse. Se oggi potessimo ascoltare la testimonianza di un pagano, catapultandoci nella storia, prima della venuta di Cristo, quali differenze potremmo riscontrare nel suo pensiero? Insomma, com'era il Natale prima del Natale? Ma ho ho ho, Merry Christmas! E lui chi l'ha chiamato? Scusa, mi sistemi la cintura, Massimo. Sì. Tanto io parlo, eh. Dovresti rifarmi il nodo perché sono un po' grasso. Secondo me abbiamo sbagliato persona a cui chiederlo. Aia. Magari un po' più in alto, Samir. Virginia, Daniele, qualcuno. Oh, grazie! Ho ho ho! Sono tornato. Ma ragazzi, ma prima del Natale non c'ero io. Che sciagura! Ma non c'era neanche la Befana. Dovete sapere, cari bambini e bambine, che prima del Natale la Befana era una dea bellissima. Poi voleva farsi più bella, ho ricorso alla chirurgia estetica, ma ha sbagliato e si è sciupata un po'. Ma adesso si vuole rimettere in forma e sta facendo un sacco di esercizi per i glutei con la scopa. La scopa? Ma no, io no, per carità. Ma Babbo Natale! Se ne vada, per favore, questa veramente poteva risparmiarsela. È giunto il momento di presentarvi la scuola di danza che ha aperto la serata, la Biart di Cava Manara. Adesso in particolare la break dance incontrerà lo spirito del Natale per un'esecuzione che è pura magia. Like
beat the soul up. Slow push it from it. Like it screwed up. Make it move like the matrix and do with stuck in slums. Creep the black sheep, mommy. Now pick it up. Hey, back to getting money. Keep it gully with my nuts. Hey, something is nothing. I'm pushing something to every day. Back on the grind. Keep easy on your mind. I'm one of a kind. The top's the bottom line. Yeah. Finalmente seduti, dopo un'ora. Sì, Befana. Conosciamoci meglio. Oh, lo voglio anch'io, Befana. Oh, bene, allora dimmi, qual è il tuo punto di forza? Il mio punto di forza? Ma io sono un innamorato. Oh. Anzi, mi innamoro troppo facilmente. Oh, peccato. E il tuo punto debole? Ma quei tuoi occhi profondi, Befana. Ma, Befana, parliamo d'altro, per favore. Ma tu, Befana, sei religiosa? Ma certo, che domande! Oh, bene. E allora, sapresti dirmi la passione di Cristo? Sarà mica il giardinaggio? Il giardinaggio? Mi sa di no, Befana, no. Ma comunque, Befana, parliamo d'altro. Io ho una passione per l'arte, Befana. Oh, davvero? Sì, vorresti posare nuda per me? Nuda? Ma io non sono una modella. E chi t'ha detto che io sono un pittore, scusa? Ma Befana. Comunque, Befana, vediamo se mi conosci. Tu sai che lavoro faccio io? Ben nutrito e lavori un giorno all'anno, giusto? Sì. Beh, sarai mica un impiegato comunale? No, qualcosa del genere. Però, Befana, tu sai perché sono così ben nutrito? Tu sei ben nutrito? Beh, sei vestito di rosso? E sei sempre a stretto contatto con i bambini. Ma no, ma comunista no, per carità. Ma andiamocene, Befana, vai. Ma che roba. Ma dove? Tecnico. Così. Ora va, che meraviglia. Esatto, proprio questa la battuta, però la prossima è ancora la tua, no? Sì, da nessuna parte, purtroppo, per fortuna. Ma the show must go on. Chi manca all'appello dell'arte? Se non la purezza della musica classica, di un violino eloquente. Diamo il benvenuto al maestro Matteo Carlucci. Jingle bells,
La vigilia della vigilia. Teatro Marcello Mastroianni. 23 dicembre 2018. Il maestro Matteo Carlucci, astro del cielo, e ad este Fidelis. Dovete sapere che Matteo Carlucci è stato protagonista dal punto di vista musicale di un evento molto importante che ha coinvolto la città di Pavia. L'evento fu La cattedrale si accende per i santi del 31 ottobre di quest'anno, e anche lì Matteo ha dato prova veramente di singolare talento. Ma questa sera, solo per voi, la storia di un pittore, Lorenzetti, di una conversione, di un preciso momento storico. In scena Veritas, il teatro, Lorenzetti, un'opera inedita. L'autore? Manuel Marzitelli, un neo diciottenne. Il corso Ado crescere e improvvisando. Regista e insegnante Rita Minchiotti. Gli attori avranno modo di esibirsi a viva voce. Signore e signori, quel 23 dicembre.
Devo lavorare, non voglio gente tra i piedi. Tranne tu, resta qui. Io? Sì, il carboncino. Il carboncino. Veloce. Il carboncino. La tavolozza con le tinte rosse. Mi serve pennello di setola. Di setola. 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 Rapido! Oh mio Dio! Ma no. Che cosa hai combinato? Niente! Pulisco! Sei una sciagura! No, no, assolutamente! Non meriti il pane che questa casa ti offre! No, no, asciugo! Asciugo! Vai via! Non ti voglio mai più vedere! La prego! La prego! Vai fuori! Fuori! Maledetto garzone! Di nostro padre. Nostro padre non ebbe mai vita facile. Il nonno morì che nostro padre aveva appena 15 anni, lasciandogli a carico la madre e il fratello minore. Nostro padre fu quindi costretto a mandare il fratello a farsi prete. E nostro zio, quando fu visto costretto al sacerdozio, lo riempì di maledizioni, tanto che mio padre se la prese a morte. Una sola fortuna ebbe mio padre nella vita: lasciare i cantieri e trasferirsi nella bottega di Antonio Carracci, che poi ereditò. In breve perse la sua fede in Dio e non volle sentir parlare di santi o altri eventi miracolosi, poiché li riteneva solamente invenzioni per fare soldi. Ciò nonostante ha lavorato per la curia, ma non era mai soddisfatto. Vorrei dirle, messer Bellori, che la vigilia della vigilia di 60 anni fa accadde un evento significativo. Permettetemi di definirlo un miracolo. Un miracolo. Perché per noi lo fu. Però prima, quante sciagure che si abbatterono sulla nostra famiglia.
Adesso vai via. Vado. Non ti voglio più vedere. Certo. Ti ho detto di andare via? Sì, vado, vado, vado. Chi è ancora? Che Dio sia con voi in questo nuovo giorno, maestro. Avete veramente una bella bottega, molto importante, ben fornita. Lo so, l'ho costruita, io, sa? Ci vivo da sempre, praticamente. Piena di mie opere, guardi, guardi quante belle opere, quanti bei quadri che dipinti mi hanno con lui. Che salto di colori magnifico, quel blu cobalto, bellissimo, vero? Anche quello là, uno dei miei preferiti, si può dire. Meraviglioso. Soprattutto quel contrasto tra il blu e il rosso, un contrasto proprio netto. Quindi non c'era bisogno che scomodassi di qua per dirmelo. Ecco, veramente pensavamo, maestro, date le vostre disposizioni, che potevate darci qualcosa per i nostri poveri. Pochi spiccioli, un po' di pane o di olio. Di olio? Ecco. Di olio ce n'è quanto ne volete. Prendete e andate. Ma maestro, ma questo è olio divino. Io non posso dare da mangiare ai miei poveri dell'olio che si usa per i colori, con il dovuto rispetto. Il valore di quella boccetta, frate, non l'hai neanche immaginato. Io ti do dell'olio così pregiato? E questo è il tuo modo di ringraziarmi? No, io la prego, maestro, non avevi detto che... Ma se ne vada via! Grazie, maestro. Questo era per me. Ma per i miei poveri, che cosa mi date? Abbiamo capito. Arrivederla, maestro, e grazie. E che Dio sia sempre con voi. Che Dio sia con voi? Cosa vorrà mai dire? Collegio cardinalizio. Mi scusi, vado a prendere una sera per farla accomodare. Ecco, tenga, si accomodi pure. Grazie. Dunque, lei sa che il cardinale è un uomo di gran classe. La vostra fama è giunta fino al suo orecchio. È sua intenzione quella di possedere un vostro lavoro. Per questo motivo vuole commissionarvi la decorazione della sua personale cappella di famiglia per 5.000 scudi. Avete capito bene, signori? 5.000 scudi! Vi aggrada? State dicendo sul serio? Assolutamente! Testuali parole del cardinale. Ah, e spero che vi aggrada il vostro compagno di lavoro. Chi sarebbe? Non lo sapete? È Giovanni Baglione. Come Giovanni Baglione? Il cardinale non sa che razza di uomo è Baglione. Baglione è aggressoso, è uno scurrile pezzo di prebaglia che ha solamente fatto soldi a usura. Oh, santi numi! Ma con che razza di energumeno pensavamo dunque di questuare? Ebbene, Mastro Lorenzetti, la vostra sincerità verrà giustamente ricompensata. Fratello... Non smetto, io non ho fatto. Se ne vada o chiamo le guardie.
Chiamale pure, mio caro Mario, ma oggi non sono qui come un fratello, come invece vorrei essere, ma come ecclesiastico, a cui serve un buon pittore per una tavola altaris verso cui celebrare la Santa Messa. A Roma ci sono molti bravi pittori, non ovviamente bravi quanto me, ma comunque ho sempre detto. Ma, fratello, non ti fanno comodo i nostri 6 scudi? Come hai detto, scusa? Ho sentito bene. 6 scudi? Ah, frate, davvero? Mi avete chiesto di farvi un'opera per solamente 6 scudi? Mi sembra un po' troppo poco. Dovete sapere che oggi, proprio oggi, ho ricevuto il più importante carico della mia vita. Si parla di 5.000 scudi. Capito bene? 5.000? Non 6. E si parla della decorazione della Santa Cappella di Famiglia, del Cardinale Canto. Quindi... mi sembra di non essere adatto per questo lavoro da 6 scudi. Se mi tenga pure a delle anime da curare al lazzaretto, se ne va in pace. Va bene, che Dio sia con te, fratello. Ancora con questo Dio sia con te. Basta! Teneva molto a quell'opera. Un giorno qualcosa accadde. Baglione, sapendo di essere stato diffamato, entrò di nascosto e sfregiò l'affresco. Nostro padre, per lo shock, cadde da un ponteggio rovinosamente. Venne portato al lazzaretto gestito da nostro zio, suo fratello. Vedendolo in quelle condizioni, nostro zio si commosse e lo curò con più premura degli altri. Ma anche con questo nostro padre rimase sempre lo stesso, scorbutico sia con lui che con tutti. Non voleva vedere nessuno. Tuttavia, la pietà di mia madre e di mio zio non si fecero scalfire e continuarono a tentare. Ma lui non ne voleva sapere nemmeno di mangiare. Non bastava che fosse inabile persino a lavorare. Gli giunse addirittura la notizia che il cardinale lo avesse declassato e Baglione ovviamente colse la palla al balzo per sfigurarlo agli occhi del cardinale, ottenendo così la commissione. Mio padre era afflitto più che mai, se avrebbe potuto si sarebbe lasciato morire. Pensate che disgrazia. Ma sappiamo tutti cosa accadde quel giorno. Thank you.
mio nome è Ignazio de Loyola e non voglio niente, sono solo un religioso, devoto a Cristo, che vuole infondere benedizioni e speranza. Lei, per caso, la speranza la vede qui dentro, ed io, in questa accozzaglia di cadaveri. Ma Mario, osservatevi più profondamente. Da dove veniamo? Donde veniamo? Da chi? Dal nulla. E credete davvero che il nulla possa generare tutto questo? Non lo so. A questa domanda saprai invece rispondere. Verso dove andiamo? A cosa siamo destinati? Alla morte. E a cosa serve la vita? A cosa serve l'avanzo di giorni che ci sono concessi da quando nasciamo a quando moriamo? Dunque una vita c'è. Una vita che segue una nascita, la nostra, e precede una morte, sempre la nostra. Ma noi chi siamo in fin dei conti? Come possiamo dare un senso a questo tempo? E poi, uomo, dimmi, di cosa siete l'anima tua? A cosa aspiri? A cosa aneri? Dimmelo tu, che il tempo lo sprechi con i morti, mentre io desidero l'eternità. Anche io, te lo confesso. Perché credo che andremo verso l'eternità. E non possiamo che venire di qualcosa di simile all'Eterno. Qualcosa che infonde in noi un desiderio perpetuo, di invincibile desiderio di infinito, che ci pervade e ci persegue. Quel qualcosa gli uomini lo chiamano in modo diverso, ma io lo chiamo Dio. Dio? Dio chi? Il Dio cristiano, l'unico Dio che incarnatosi per l'uomo disse all'uomo: ecco, sono Dio, mi sono incarnato per te. Non ci credi? Segui e vedrai. Mario, tenete questo libretto. Leggetelo, riflettete. E poi capirete meglio quello di cui sto parlando, Mario. E soprattutto, guardatevi attorno con occhi più semplici, poiché più sottile il filtro che interponiamo con la realtà e più fedelmente vediamo ciò che ci circonda. Statemi bene, Mario. E che Dio sia con voi. Nostro padre lo fece accostare alla sua branda e come lo abbracciò quel giorno, mai prima d'allora, nemmeno quando erano fanciulli. La riconciliazione fu la rete che spaccò per sempre il muro
che aveva protetto la coscienza di nostro padre dalle intemperie della vita. Fu così che accettò di dipingere la palla di altare che mio zio gli aveva umilmente commissionato, come gesto di fraterno amore. Fu anche un gesto di riconciliazione con l'umanità e con Dio. Non chiese nulla in cambio, solo il perdono. Lavorò alacremente alla grande opera che aveva concepito, giorno e notte, senza mangiare talvolta, accontentandosi soltanto della presenza di suo fratello per recuperare il tempo perso. Tanta fretta era dovuta al fatto che la pala sarebbe stata consegnata il giorno 23 dicembre, la vigilia della vigilia di Natale. La notizia di bocca in bocca giunse alle orecchie dei piani più alti, che incuriositi vollero essere presenti quel giorno. C'erano tutti, compresa me e le mie sorelle. Quest'uomo umilissimo che nella sua chiarezza e semplicità fa trasparire l'essenza più profonda di ciò che queste figure e questi colori vogliono trasmettere. Quindi grazie, maestro Lorenzetti, grazie, a nome di tutti noi. Buongiorno, Ignazio Paolo. Decano. Maestro Lorenzetti, allora le voci che circolano su di voi sono puramente campate per aria. Che cosa vi concise, eccellenza? Il vostro collega Baglione mi ha riferito che eravate un uomo di poca fede, miscredente e incapace di portare a termine incarichi di rilievo. Ma oggi ho avuto la prova del contrario e sono ben felice di assegnare a voi, e non più a Baglione, la decorazione della Santa Cappella di famiglia. Onorato. E per i vostri meriti artistici ho dunque l'onore, il piacere di assegnarvi il titolo di Cavaliere di Cristo. Prego, maestro Lorenzetti. Ve ne sono sommamente grato, Eccellenza. E non solo per questo titolo, ma anche per l'uomo che siete. Tuttavia, ve lo devo cedere, Eminenza. Non ha bisogno di questa onorificenza per essere un cavaliere di Cristo. Ma quindi? Lo dia al caro Baglione, che ne ha così tanto bisogno. Quindi, maestro Lorenzetti? Finalmente ho capito. Ci sono arrivato. Gioiamo. Gioiamo noi tutti. Gioiamo per ciò che siamo. Guardiamoci gli uni negli altri, negli occhi, e sorridiamo, perché siamo arrivati sin qui, tutti assieme. E benché il beneficio del dubbio ci assale sempre, lasciamo che il mistero ci prepara, affinché non diventiamo bramosi del superfluo. Quindi sarei veramente molto onorato di avervi tutti quanti con me il giorno di Natale. Tutti, tutti quanti. E sì, inviterò anche Balino.
con questa storia, messer Bellori. Ah, ma è sempre bello sapere che le cose, benché difficilmente, possono sempre cambiare in meglio. Oggi è la vigilia della vigilia. Voi lo sentite, il profumo del Natale? Certo, sembrate delle cuoche sopraffine. Vi ringraziamo, ma noi non ci riferivamo a un profumo che viene dalla cucina. Intendevamo una fragranza che il Natale porta nel nostro animo, che in fondo è il motivo per cui lo si festeggia. È ciò che ci lascia dentro, quando lo ricordiamo, lo viviamo e lo attendiamo. Questo è il Natale. Questo spettacolo sta piacendo un sacco. A voi? Allora, scusate, regia, una luce qua al centro, grazie. E questa è la X? Questa è la X? Esatto. Scaldo la voce. A Natale poi! E abbiamo detto tutto. Ora, la musica, quella vera. Una cantante e una canzone per un momento speciale. Che entri Clara! Allora, va al microfono, Clara. Io farei una cosa, però. Sì. Meraviglioso. I nostri tecnici sono in forma. Te lo tolgono perché non ti vedono altrimenti, hai capito? Perciò ti chiedo, che scuola fai? Canna. Figurati. E questa sera canterai? A Natale poi. E ora? Quanti anni hai? 6. Amore! Un applauso a Clara, signori! A Natale poi, la vigilia della vigilia! Di più. E Natale
Guarda chi è arrivato. Oh, 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 il microfono non va. Ah, ora va. Un applauso al tecnico. Oh, oh, oh. Merry Christmas. E adesso? E adesso? Happy New Year. Altro che la pubblicità del panettone. Falta. Beh, ci sarà un'altra esibizione musicale per noi, a quanto pare, vero? Adesso? Babbo Natale, c'è o ci fa? E anche la mamma Natale. Merry Christmas! Scusate, oh, oh. Da copione c'erano quattro adesso. Adesso. Le abbiamo dette. Ma sai cosa ti dico? Che da adesso non lo dovevo dire. Io dovevo dire Merry Christmas! Salutate Clara! Ciao Clara! Adesso, ancora il ballo, ancora la danza. Area Danza, la più prestigiosa scuola di San Martino Siccomario, presenterà una warm up di jazz. Le ragazze ci sono cariche, voi siete carichi, signori? Che pubblico meraviglioso. Allora le ragazze si prepareranno e dopo che si saranno preparate la musica può partire. La 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 la. Seem to say throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, making the bold ding dong ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filled in the air. Oh,
Il prossimo artista è giovanissimo. Noi lo consideriamo una perla nell'oceano discografico. Le canzoni che canta le scrive con il padre, in quei momenti di ispirazione che adesso, che stasera, saremo chiamati insieme a vivere. Da Borgarello, dalla patria felice del Don Matteo Zambuto, un applauso ad Alessandro! Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell. Un applauso ad Alessandro! Però, mentre aspettiamo il microfono che torni a funzionare, dobbiamo ripetere la routine. Ovvero, Alessandro, parlaci del tuo inedito. Questo inedito parla di come stiamo perdendo il vero significato del Natale. Ma se regaliamo il nostro presente, scopriremo che ogni giorno può essere Natale. Niente da aggiungere. Alessandro, il palco è tuo. Con Gesù riscoprirai
Grazie a tutti, buon Natale. Grandissimo applauso, Area Dance San Martino Siccomare. C'è un terzo che posso. I nostri migliori complimenti infatti vanno agli artisti e le artiste e alle loro stupende maestre. Per la Biart, Monica Minelli. Per Area Danza un grande applauso a Barbara Callegari! Per il Scena Veritas, la regista teatrale, insegnante, Rita Minchiotti. E ora invitiamo a guadagnare il palco qui con noi. Un applauso alla signora Rita Minchiotti! Grazie per la signora, perché voi siete troppo giovani per me. Sono aiuto, c'è un suono pazzesco. Beh, visto che stiamo parlando di suono, intanto ringrazio i super tecnici di stasera, che sono la regia da stamattina, sono Stefano, Gianluca. Sono anche molto stanchi. Sono anche molto stanchi.
tutti i loro aiutanti, qua si chiamano tutti Luca, non mi ricordo, Luca, Don Zambuto lo ringraziamo dopo, c'è anche Tostedo, Matteo Zambuto. Vabbè, ringrazio innanzitutto questo meraviglioso presentatore che io propongo per il prossimo Sanremo, Davide Amaiodi. E altrettanto per lui lo stesso discorso, Luca Samir. Precisiamo Luca Sade, grazie. No, volevo dire una cosa. Mi hanno chiamato, vabbè, oltre ad essere la regista e insegnante dei miei ragazzi, che ringrazio perché sono stati bravissimi, e faccio un applauso ancora a loro. Bravi, grazie mille per aver accolto questa proposta. Ringrazio a nome dell'associazione In Scena Veritas, che ha in gestione questo teatro, dall'amministrazione comunale, che poi vedremo salire sul palco e diranno due cose. Noi abbiamo in gestione questo teatro da alcuni anni e siamo ben felici di questa cosa, e ospitiamo tanti eventi nostri e di altre persone, e questa è una cosa meravigliosa. Per quanto riguarda questa serata, diciamo che sono arrivati questi due baldi giovani durante la presentazione dei miei corsi a settembre, dei nostri corsi In Scena Veritas, e hanno proposto praticamente davanti al pubblico, al nostro pubblico teatrale, l'idea di questo evento, che poi è andata prendendo forma in questi mesi. Non vedo niente, vedo tutto nero. È andata prendendo forma in questi mesi e niente, devo dire che loro sono dei giovani e splendidi organizzatori, non solo presentatori, ma proprio organizzatori. Hanno fatto cose che noi, dopo i 40 anni, non siamo ancora in grado di fare, la prevendita. È un'organizzazione impeccabile sotto tutti i punti di vista, a parte il leggio che è sfuggito di mano. Però veramente complimenti anche alle loro famiglie, grazie di cuore per questa opportunità. Grazie a tutti, grazie a te per te un omaggio coreale offerto da Babbo Natale. Ancora un grande applauso a Rita Micchiotti. Adesso invitiamo sul palco le maestre di danza, Barbara Callegari e Monica Minelli. Noi vi ringraziamo per la serata, vi ringraziamo tantissimo per essere state così disponibili, e abbiamo rotto le scatole in tutti i modi, non sapete, perché avevamo veramente tante esigenze, ma sono state veramente veramente stupende. Ringraziamo le loro ragazze, che sono state altrettanto stupende. Complimenti, complimenti. Babbo Natale e la Befana, si avvicinino. Sigla. Don. Bene, nel frattempo che aspettiamo la sigla. No. Le insegnanti non ci rilasciano dichiarazioni, allora noi rilasciamo a loro ancora i nostri complimenti, i nostri ringraziamenti. Grazie davvero, complimenti ai vostri ragazzi. Grazie Barbara, grazie Monica. Questo spettacolo sta giungendo al termine, ma non temete, dulcis in fundo. Difatti, Alessandro, Clara, Daniele e Anna, che fatica a ricordare questi nomi tutti e quattro insieme, non immaginate, avranno modo di esibirsi ancora una volta insieme, coralmente, per noi, per voi, per il Natale. La vigilia della vigilia.
questo tutto non ci sei tu. Perché voglio che ci sia più amore per quei fratelli che non hanno niente e che la pace come il grano al sole cresca e poi diventi pane. Tempo di ringraziare i nostri artisti. Signore e signori, un grande applauso per i nostri cantanti Anna, Daniele, Clara e Alessandro. Un altro grande applauso merita l'intera scuola di danza di Cavamanara, la Big Time. Eccole che arrivano, eccole, meravigliosi. Un grande applauso. In particolare ringraziamo il tuo nome Alessandro, Tommaso, Martina, Maria, Denisa, Veronica. Un grande applauso Michino, complimenti davvero. Scuola di Cavamanara di danza via. Bravissimi e bravissimi. E ora continuiamo con i ringraziamenti. Grazie ragazzi, è il momento di area danza. Prego salite. Feliz Navidad. Come si fanno attendere, ed eccole! Ilaria, Enrica. Dammi da fretta! Gaia. Un applauso a Gaia, Silvia, Francesca, Federica, Genoveffa, Ludovica. Scusate se ho dimenticato qualcuno. E adesso che entrino gli attori in scena Veritas! Davvero superbi! Un applauso per la compagnia teatrale in scena Veritas! Rachele, Irene, Lucia, Marzia, Iris, Clara, Sofia, Anna, Tommaso. Oltre ad essere degli artisti eccezionali, con un insegnante altrettanto eccezionale, ci hanno consentito di vivere anche dei momenti di riflessione, per questo meritano un altro applauso ancora più fragoroso. Grazie ragazzi,
Bene. E ora, mentre i ragazzi lasciano il posto al prossimo grande, grandissimo artista, accogliamo con un grande, fragoroso applauso il maestro Matteo Carlucci! Si fa largo tra la folla dei recitanti. Come già detto, musicista del Duomo di Pavia, coinvolto in tutti gli eventi che riguardano la cattedrale. Ci ha donato dei momenti di bellezza, davvero. Grazie a te. Volevo stringere la mano, ma poi mi ha dato anche il microfono. È un onore, un onore. Grazie, sì, sì. Vabbè, approfittiamo. No, beh, grazie a tutti. Io da qualche anno ho a che fare con il Duomo di Pavia, nel senso che con diverse attività appunto si propone dell'intrattenimento, e loro stessi sono stati gentili ad aver accolto anche la nostra proposta il 31 di ottobre scorso. Quindi un grazie a loro, un grazie particolare a tutti questi meravigliosi ragazzi e grazie, grazie a voi. Grazie a te Matteo, grazie mille. Grazie Matteo. Ma i ringraziamenti non sono ancora finiti. Vorremmo ora ringraziare gli ingranaggi invisibili di questa grande macchina che è il teatro. Alcuni di loro li avete sentiti più di altri. Un grande applauso per Virginia Binelli. Venghi, venghi. Grandissimo applauso. Un grande applauso per Daniele Colli. Giulia Michini. Giulia Michini. Impegnatissima a portare i ragazzi da una parte all'altra. Eccola qua. Anna Sacilotto. Ultimi, e certamente non meno importanza, i nostri due angeli, il regista Stefano Conti alle musiche e il maestro Gianluca Covini alle luci. Senza di loro saremmo persi. Grazie Gianni e grazie a te. Grazie a Don Matteo Zambuto, il cui contributo veramente è stato prezioso e inestimabile. E Camilla Poggi, una new entry dell'ultimo minuto che però ha lavorato intensamente. Un applauso, un applauso. E ora ragazzi ringraziamo il pubblico. Un ringraziamento a tutti voi. Ringraziamo ora quanti hanno creduto in noi, tutti i nostri meravigliosi sponsor. Ringraziamo Badalucco, panetteria e pasticceria. Io, quando devo andare a comprare il pane, non ci vado, perché ci va mia madre. Però lei va da Badalucco perché sceglie il meglio. E noi, che vogliamo il meglio per voi, per il nostro amatissimo pubblico, abbiamo scelto Badalucco, perché dopo offrirà panettoni e pandori, mandorlati al cioccolato come più vi piacciono. E visto che ci teniamo anche alla vostra salute, ringraziamo la parafarmacia K2. Se vi presenterete in negozio con le prevendite, avrete degli sconti personalizzati. Ringraziamo il concessionario Storti Auto che ha creduto e sostenuto significativamente questo progetto. Infine ringraziamo Aperitivi e Cene Pavia che questa sera offrirà due viaggi. Aperitivi e Cene Pavia è la app gratuita che già da ora potrete scaricare sul vostro smartphone. Vi consente di studiare, analizzare i migliori locali e ristoranti di Pavia provincia per individuarne le offerte, gli eventi, davvero imperdibile, scaricatela. E questa sera appunto solo per voi mette in palio due viaggi. La destinazione la scelgono i vincitori. E adesso lo scheletro di questo grande spettacolo, Babbo Natale e la Befana. Babbo Natale, come è noto, ha un dono
per la sua fiamma. No, ha sbagliato Babbo Natale. No, no, è vuoto. No, non l'ha trovato. È quello giusto? Si sono invertiti i regali. Un applauso a Margherita, meravigliosa fino all'ultimo. Margherita Palumbo e Luca Artigiani. Infine, vorremmo ringraziare l'amministrazione comunale di San Martino Siccomareo che ha appoggiato in toto questo evento De Mostri Maiori. Al contempo ringraziamo per la collaborazione la Proloco Siccomare di San Martino e ancora una volta la compagnia in scena Veritas. Come dimenticare e non menzionare le autorità politiche e religiose qui presenti. Il sindaco di San Martino, Alessandro Zocca. Il parroco di San Martino, Don Gianluca Zaccaresi. E il vescovo della diocesi di Pavia, Sua Eccellenza, Monsignore Corrado Sanguinetti, che invitiamo a guadagnare il palco assieme a noi. Non pensavo di dover parlare, speravo, va bene. Comunque, un grazie a tutti per questa bellissima serata. Non mi era stato detto esattamente cos'era e ho scoperto che era una cosa particolarmente bella perché sono state messe, come dire, davanti a noi tante persone che hanno messo del proprio in modo diverso. Ci hanno fatto vivere una serata bella di questa vigilia della vigilia, facendoci sorridere, facendoci anche pensare, bellissimo anche pezzo teatrale che ci è stato rappresentato. E quindi io ringrazio anche questi cari amici per come si sono messi in gioco con l'amico Don Matteo, e spero che saranno altre occasioni di spettacoli di questo genere. Colgo l'occasione di questa vigilia per augurare a voi e alle vostre famiglie un santo, sereno e bel Natale. Grazie a tutti. Come sapete, questo spettacolo è stato davvero, 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 aiutami, non ho parole, davvero. Fenomenale, fulminante. Esatto, perché vedere così tanti ragazzi che si mettono in gioco sotto ogni punto di vista, quello organizzativo, quello artistico, quello creativo, quello attivo, e vedere soprattutto realizzato il successo, perché lo spettacolo è sold out, vedo gente in piedi, vedo che non c'è un posto libero. Gente sulle sedie. Questo è meraviglioso. Quindi questa meraviglia è merito vostro, che siete qua con noi e avete creduto in noi. Grazie a voi, davvero. Come sapete, l'intero ricavato di questo spettacolo sarà devoluto all'associazione Onlus Fanny Facchera. Perché proprio la fondazione Fanny Barbara Facchera Onlus? Perché ci siamo appassionati alla loro storia, che non vi racconteremo noi, ma il presidente stesso, il signor Facchera, che invitiamo qui sul palco. Che ci ha lasciato nostra figlia quando se n'è andata. Ci ha lasciato nostro incarico di aiutare gli altri. Allora ci siamo messi tutti insieme, abbiamo realizzato una grande struttura. Oggi come oggi accogliamo circa 1300 famiglie l'anno da tutto il mondo e da tutta Italia, senza distinzione, razza e colore. Vengono a Pavia a farsi curare nei nostri ospedali, cliniche d'eccellenza, tutte indistintamente. Noi provvediamo a dargli una casa in cui vivere,
che è venuto a vivere in America per 14 dicembre. Per tutto questo, questi ragazzi magnifici di questa sera, non vi dico altro, emozione per il dragone. Vi ringrazio tutti gli artisti, tutti voi che siete qui e mi permetto di insegnare i tre ragazzi di un attestato di merito perché hanno scelto di invitare gli altri. Grazie. Attestato di merito, riconosciuto a un gruppo della quinta C del liceo scientifico Taramelli di Pavia, De Most Maior, per l'impegno nel sociale, a sostegno del progetto di accoglienza dei malati, Residenza Fanny, Fondazione Barbara Fanny Facchera Onlus, Pavia. L'opera umana più bella è quella di essere utile al prossimo. Grazie mille. Solo vostro, vi ringraziamo, vi invitiamo a seguirci su Facebook, su Instagram, su tutti i canali social perché YouTube, ci siamo, YouTube, anche. YouTube, perché su YouTube troverete il video dell'evento a cura di un regista eccezionale che ci ha aiutati, le fotografie di Luca Favino e Mattia Allasi. Aperitivi e cene Pavia e poi concluderemo la serata con panettone Pandoro e spumante e per i più piccoli anche aranciata. Grazie davvero a tutti, è stato un piacevole. Buona tarde.